Buongiorno, care amiche, cari amici, shalom uvracha per la grazia di Dio. Oggi parleremo della nascita e della morte di Moshe Rabbeinu. L'anniversario della morte di Moshe cade sempre nella settimana della parasha di Tetzaveh e quindi il suo nome manca in questa parasha. Rabbi Menachem Nachum Twersky di Chernobyl, Meore Naim, spiega: è vero, è l'anniversario della sua scomparsa, ma è anche l'anniversario della nascita di Moshe Rabbeinu. Moshe nacque il settimo giorno di Adar e morì lo stesso giorno, 120 anni dopo. E infatti, non solo manca nella parasha, ma è anche imminentemente presente in ogni versetto, perché ogni versetto è un'istruzione direttamente da Dio a Mosè. Solo che invece di essere chiamato Mosè, nella parasha di Tetzaveh è chiamato tu, Ve'atah Tetzaveh. Tu, spiega il Kli Yakar, significa l'essenza del tuo essere, il che ha senso, perché solo il Moshe rivelato è morto da questo mondo. Il Moshe nascosto, il Moshe essenziale non è mai morto. Prima che a Moshe fosse dato il suo nome, fu nascosto da sua madre, era nascosto al mondo e per tutta la vita è rimasto nascosto. Il Mosè di cui abbiamo letto, il popolo di Mosè lo conosceva. Quello era solo il Mosè esteriore. Ma Mosè interiore, il Mosè essenziale, in quanto non c'è cambiamento, rimane con noi per sempre. E così anche con il Mosè di ogni generazione. Ora voglio ricordare un punto della parasha Tetzaveh e parla proprio dell'olio per il santuario. E la nostra parasha inizia con il comandamento di portare l'olio per la menorah, il candelabro che veniva acceso nel santuario in deserto prima e poi nel tempio a Gerusalemme dopo. Gli ebrei dovevano portare a Mosè l'olio puro necessario ad alimentare il candelabro. I nostri maestri domandano: Aaron, il sommo sacerdote, era preposto all'accensione della menorah. Perché dunque l'olio doveva essere portato a Mosè? Ed essi spiegano che l'olio rappresenta il potenziale spirituale che ogni ebreo porta nella sua anima. Ma questo olio va acceso. Non basta possedere un potenziale spirituale, occorre darsi da fare per attivarlo, farlo splendere e farlo illuminare. Ecco perché la relazione a Mosè è così importante. Mosè non era solo un capo che impartiva la conoscenza della Torah al popolo ebraico. Mosè parlava a Dio faccia a faccia. Per lui la dimensione divina era un fattore altrettanto reale quanto lo è l'esistenza materiale per ognuno di noi. Quando il popolo stabiliva una relazione con Mosè, la dimensione divina diventava un fattore reale e valido anche nella vita di ognuno. Essere in contatto con Mosè, il cui potenziale spirituale intimo era rivelato a tutti, dava ad ognuno il potere e la capacità di rivelare il proprio potenziale spirituale. Non stiamo parlando soltanto di cose avvenute in un lontano passato. Ci sono in ogni generazione delle personalità che come Mosè fungono da guida al popolo ebraico, le cui vite sono come un faro che ci illumina e ci ispira a risvegliare il nostro potenziale spirituale. Quando si viene a contatto con queste personalità,
Non si rimane indifferenti. La fiamma nascosta nell'anima viene alimentata e comincia a risplendere. Grazie. Shabbat Shalom. A cura di Nahar Israel, Chabad Castello Milano Centro, nella stazione triennale Cadorna e nel Milan Center Shopping Gallery. Shabbat Shalom.